Buongiorno e bentrovati alla prima edizione del TG6. In apertura torniamo a parlare del caso Ryanair perché questa mattina nella sede della Regione Abruzzo di Viale Bovio si è tenuta una riunione tra i vertici della SAGA, società che gestisce l'aeroporto internazionale d'Abruzzo, e la giunta regionale. Sul tavolo ovviamente la questione dell'addio della compagnia low cost irlandese all'aeroporto di Pescara e il rischio di isolamento dello scalo abruzzese. Sentiamo i dettagli nel servizio di Francesca Romana Testi. Abruzzo riunito intorno al tavolo per il caso Ryanair. Questa mattina c'erano tutti, il CDA SAGA e i membri della regione. A 4 giorni dalla notizia della dipartita di Ryanair a fine ottobre, tante sono state le notizie che si sono susseguite. La motivazione addotta dalla compagnia irlandese ormai è nota, il caro tasse, e da Sassari John Alborante, responsabile della comunicazione e marketing Ryanair, annuncia: se il governo rivedesse le sue decisioni, saremmo pronti a rivedere le nostre. Alborante ha aggiunto: per le compagnie aeree tradizionali, cui biglietti costano anche centinaia di euro, è normale far ricadere gli aumenti di tasse sul consumatore, mentre per una compagnia che vende anche a 4,99 euro e non addebita ai clienti le tasse aeroportuali, l'incremento di una tassa può rappresentare anche un irragionevole aumento del 50%. Intanto in Abruzzo la polemica impazza sul web e al grido dell'hashtag Ryanair si scatena la rabbia nera sulla pagina Abruzzo di Morris. Non abbandonare l'aeroporto di Pescara invece la petizione lanciata su change.org, la più grande piattaforma online. Oltre 5.000 gli utenti che hanno aderito all'iniziativa rivolta al Premier Matteo Renzi, al Governatore d'Abruzzo D'Alfonso e al Sindaco di Pescara Marco Alessandrini. La SAGA, società di gestione aeroportuale, intanto aveva già annunciato di aver intrapreso l'analisi delle possibili alternative da adottare per lo scalo di Pescara, al fine di garantire collegamenti che altrimenti, senza Ryanair, verrebbero a mancare, creando una cattedrale nel deserto. Al termine della riunione odierna, il governatore D'Alfonso ha annunciato la volontà di confermare l'operatività dello scalo, avviando trattative anche a livello governativo e comunitario, chiedendo anche un incontro ai vertici della Ryanair. Ed ora una notizia di cronaca: divieto di avvicinamento alla sua ex compagna e divieto di dimora nel comune di Teramo sono i due provvedimenti cautelari firmati dal GIP del Tribunale Teramano e notificati dagli agenti della squadra mobile della questura di Teramo assieme ai colleghi di quella di Roma a un 42enne romano accusato di maltrattamenti, lesioni, diffamazione e violenza e sostituzione di persona vittima della sua violenza e la ex compagna che vive a Teramo, bersaglio delle vessazioni fisiche e psicologiche dell'uomo, secondo quanto accertato dall'indagine condotta dagli uomini della polizia diretti dal vicequestore Gennaro Capasso. Il 42enne romano avrebbe anche diffamato la donna pubblicando su Facebook immagini pornografiche con riprese di momenti di intimità, creando falsi profili a nome di lei con inviti ad essere contattata da parte di ipotetici clienti. A ciò vanno aggiunti diversi ingressi al pronto soccorso per cure ed assistenza per lesioni subite dal convivente. Torniamo a Pescara. La procura del capoluogo adriatico sta indagando sul fenomeno scarichi abusivi nel fiume e nel mare. Come denunciato giorni fa dall'amministrazione comunale, si procederà con una guerra senza quartiere per risalire ai responsabili dell'inquinamento. Nella giornata di ieri, intanto, il vice sindaco di Pescara, Enzo Del Vecchio, si è presentato davanti al PM Andrea Papalia, titolare delle indagini, per riferire quanto a sua conoscenza. È stato il vice sindaco di Pescara, Enzo Del Vecchio, a voler incontrare il PM Andrea Papalia per parlare della difficile situazione del fiume Pescara e degli scarichi abusivi che hanno causato una carica batterica elevata fuori dai limiti consentiti. Diciamo che abbiamo ragionato sulle iniziative in corso, come ho detto, nel riserbo di quelle che sono le attività della procura e quelle che sono le attività amministrative, con un unico obiettivo, un comune obiettivo, è quello di ridare salubrità al fiume Pescara e nello stesso tempo balneabilità alle acque del mare.
È una sfida che dobbiamo assolutamente vincere ed in fretta, e per questo c'è bisogno del coinvolgimento di tutti i soggetti istituzionali e non per raggiungere l'obiettivo. Nella buona sostanza si tratta di catalogare, individuare tutti gli scarichi abusivi che ci sono lungo l'asta fluviale e fare in modo che siano rimossi o indirizzati verso i depuratori. Secondo le previsioni per la stagione estiva sarà già tutto al sicuro? Beh, purtroppo noi per le cattive condizioni dell'anno trascorso partiamo con un handicap, diciamo così, con una qualità delle acque scarse, però a seguito di una serie di campionamenti positivi questa condizione può essere rimossa. Noi ci auguriamo che possa essere rimossa da subito all'inizio della stagione e non dovessi più riproporre. Andiamo avanti, torniamo ad occuparci della vicenda di Attiva. La Corte dei Conti infatti ha definito irricevibile la richiesta di parere avanzata dal Comune di Pescara e redatta assieme ai legali dei lavoratori interinali di Attiva, che da un mese protestano con un presidio permanente sotto la sede del Comune di Pescara in Piazza Italia e chiedono la stabilizzazione del loro posto di lavoro. Dopo la comunicazione ieri sera da parte del sindaco di Pescara Marco Alessandrini è montata la rabbia dei lavoratori. Ieri sera poi si sono anche incatenati i familiari dei lavoratori davanti al Comune. Ci dice tutto nel servizio Francesca Romana Testi. Ci sono i pacchi di pasta fatti arrivare dal più noto marchio abruzzese, le coperte fornite dalla Croce Rossa, pizze e pasticcini recapitati ogni giorno dai bar di zona, una stufa elettrica non proprio rassicurante e pezzi di cassette usati per accendere il fuoco e riscaldarsi. Da 30 giorni ormai i lavoratori interinali dell'Attiva presidiano notte e giorno all'interno di una tenda da campo per ottenere attenzione dalle istituzioni e riavere il loro posto di lavoro. Si parla di più di 40 famiglie. Proprio ieri, in tarda serata, è arrivata la notizia del parere irricevibile da parte della Corte dei Conti. È stato il sindaco Marco Alessandrini a dare la brutta notizia. E adesso chiaramente la palla passa al sindaco, però da come è cominciata non è cominciata bene, perché loro parlano di cose che non stanno né in cielo né in terra. Qui adesso secondo me sono intervenuti i dirigenti di Attiva, perché si sono inventati la storia di 15 operai a rotazione per fare un tirocinio. Cioè, se il sindaco pensa che noi dopo 8 anni dobbiamo fare il tirocinio per riprenderci quello che era nostro, allora mi sa che il sindaco non ha capito bene che stiamo a fare qua. Sono 30 giorni che siete qua a protestare, adesso che cosa fate dopo questa notizia? Adesso aspettiamo, perché stiamo aspettando da un mese, attendere un giorno in più non ci costa niente. Aspettiamo lunedì l'incontro del vertice e vedremo che cosa diranno loro. Poi ci dovrebbe essere un ultimo incontro in consiglio per vedere che la decisione che prenderanno. E poi in base a quello noi agiremo. Ed ora una notizia che riguarda le banche. Abbiamo chiesto 480 milioni di euro a 76 soggetti presunti responsabili tra organi di gestione e di controllo, manager e società di revisione. Così il presidente delle quattro nuove banche, Carichieti, Cariferrara, Banca Etruria e Banca Marche, che ha fatto il punto in un'intervista alla Repubblica sulle azioni contro ex vertici degli istituti e auspica che i proventi delle azioni di responsabilità possano andare a beneficio dei risparmiatori. E ancora, sempre su questo tema, per ora sono una trentina gli azionisti ed obbligazionisti dell'Aquilano, correntisti della filiale di Banca Etruria di Pizzoli, beffati dal decreto salvabanche, che hanno deciso di costituirsi parte civile nell'udienza preliminare del primo filone dell'inchiesta sull'Istituto di Credito Toscano riguardante l'ostacolo alla vigilanza in programma il 10 marzo ad Arezzo. Il comitato di Pizzoli è stato il primo a costituirsi in Italia, radunando risparmiatori poi da ogni parte del paese. Solo nel territorio aquilano sono circa 1500 i risparmiatori di Banca Etruria che hanno perso tutto per effetto del salvataggio del governo, che ha riguardato, come sapete, anche Carichieti, Banca Marche e Cariferrara. Andiamo avanti con il nostro giornale. Adesso ci occupiamo
di Ombrina Mare, salvo il limite delle 12 miglia per le coste abruzzesi. Ieri è arrivata la notizia annunciata dal presidente della regione Abruzzo Luciano D'Alfonso, dopo le tante battaglie portate avanti dagli ambientalisti, dalla stessa regione e dalle associazioni Nutriv. Oggi l'Abruzzo ha vinto la sua battaglia contro la petrolizzazione. Vittoria degli ambientalisti e della regione Abruzzo sul caso Ombrina Mare. Nello specifico si parla del famoso limite delle 12 miglia entro il quale le tante battaglie intraprese volevano tutelare l'ambiente dalla ricerca e estrazione degli idrocarburi. La notizia ufficiale fa tirare un sospiro di sollievo. Mancava, diciamo, un atto dovuto da parte del Ministero dello Sviluppo Economico, quello di pubblicare sul bollettino delle georisorse, che è il bollettino ufficiale, il diniego all'istanza di Rockhopper, di questa società inglese che voleva appunto realizzare Ombrina. Ora, la pubblicazione c'è, adesso è possibile che l'azienda possa proporre ricorsi ai tribunali, cose di questo genere, però diciamo che essendoci una legge è anche, diciamo, di difficile approccio questi tentativi che forse ci saranno, però insomma abbiamo vinto. Quindi da questo momento in poi si può dire che l'Abruzzo ha messo in salvo le coste? Non propriamente, perché la legge vale entro le 12 miglia, purtroppo fuori le 12 miglia c'è il Far West, ci sono due grandi istanze, cioè richieste dei petrolieri, proprio di fronte Pescara, di fronte Pineto, per 150.000 ettari di mare. Rimangono le concessioni esistenti dentro le 12 miglia. Insomma, in terraferma ci sono ancora molte concessioni. Ricordiamo che anche le iniziative delle regioni sostanzialmente non hanno inciso molto su tutta la partita in terraferma e appunto oltre le 12 miglia. Quindi crediamo che bisogna continuare a insistere per far uscire l'Abruzzo e il nostro paese dal mondo sporco degli idrocarburi, puntando sulle rinnovabili, sull'efficienza energetica, anche perché stiamo ammazzando il pianeta a furia di bruciare fonti fossili come carbone, petrolio e metano, e quindi dobbiamo uscire anche per questo. La discussione che si sta sviluppando in relazione alla nomina del nuovo direttore generale dell'azienda sanitaria della provincia dell'Aquila è purtroppo piegata a ragioni localistiche, territoriali e in ambito professionale. Essi non tengono nel dovuto conto la necessità di indicare al presidente della giunta regionale un criterio che sia esclusivamente orientato alla migliore scelta possibile in termini di alta qualità professionale al fine di garantire lo sviluppo innovativo del servizio sanitario locale. Quanto afferma il presidente del Consiglio regionale Giuseppe Di Pangrazio in relazione alla prevista nomina del nuovo direttore generale della ASL dell'Aquila: ritengo sia un grave errore sollecitare il governo regionale sulla base di presunte opzioni localistiche, ha continuato il presidente del Consiglio regionale. Andiamo avanti, restiamo all'Aquila. Le opposizioni denunciano problemi a riguardo dei progetti case, in particolare sulla situazione dei morosi. Fa il punto nel servizio Filippo Tronca. Da una parte il comune dell'Aquila taglia le utenze ai condomini morosi degli appartamenti post-sismici del progetto case. Dall'altra però è esso stesso ad essere moroso, perché non sta pagando le rate mensili della transazione con la banca sistema, istruita per rientrare dal debito maturato con Elel a seguito del mancato pagamento proprio delle utenze del progetto case. A denunciarlo sono i consiglieri comunali di Noi con Salvini, Emanuele Imprudente, Luigi Deramo e Daniele Ferella, che chiedono la convocazione urgente della commissione consigliare programmazione bilancio per far luce su una vicenda, spiegano, che potrebbe avere risvolti devastanti nei confronti dei conti economici già trapallanti del comune e del patrimonio comunale. Ho fatto una richiesta urgentissima di prima commissione consiliare, quella programmazione bilancio, e ho sentito anche ovviamente il presidente Giustino Masciocco, che si è impegnato a convocarla all'inizio della prossima settimana. Sarebbe veramente grave se l'amministrazione ha bloccato questi pagamenti, perché ci sarebbero delle conseguenze veramente devastanti. Quali sarebbero le conseguenze? Innanzitutto ci sarebbero nuovi debiti fuori bilancio. C'è la possibilità che Banca Sistema, proprio perché è stata una forma di accordo scellerato, potrebbe richiedere l'intera somma immediatamente. C'è poi dall'altro lato un depauperamento del patrimonio dei progetti case, che sappiamo benissimo tutti quanti, perché non si fanno interventi di manutenzione vera o di sistemazione vera, e quindi è una vicenda questa dei progetti case che, come avevamo anticipato ormai da anni e come stiamo dicendo tutti i giorni da anni, è una vicenda che potrebbe portare al dissesto dell'amministrazione.
Restiamo ancora all'Aquila per una vicenda di degrado in pieno centro e che riguarda la magnifica scalinata di San Bernardino, ancora vittima di vandalismi ed inciviltà. I graffitari sono tornati a colpire le nicchie di San Bernardino. Pensate che furono restaurate nel maggio del 2011 e ripulite grazie a delle donazioni private. Anche in quell'occasione, dopo pochi giorni, cominciarono a comparire delle scritte che determinarono una grande indignazione presso la popolazione, anche perché era una riconquista simbolica di un luogo dopo il terremoto. E oggi è accaduta la stessa cosa, questa scalinata è stata ripulita e questa è invece la situazione che troviamo oggi. Il tenore delle frasi e delle scritte è sempre lo stesso, c'è però una differenza. Nel maggio del 2011, sull'onda dell'indignazione, scattò un'indagine della polizia che portò alla denuncia di un ragazzo di una frazione dell'Aquila. Oggi invece pare che tutto taccia e che ci sia una sostanziale indifferenza sulla triste sorte di questa scalinata. Ma ormai forse l'ha segnato, non sento più niente, non sento più lamentele, quindi se l'hanno segnato. Non è un'immagine gratificante per l'Aquila, chiaramente va fatta molta prevenzione. Già appena fatta la scalinata i ragazzi in libertà fecero le scritte. Noi denunciamo come cittadino la presenza di una telecamera che da subito dopo il terremoto, appena venne l'imbarcatura del lato di Amicis, fu posizionata là, ma purtroppo non è andata mai in funzione. Quella poteva essere un bellissimo deterrente per vedere chi faceva questo vandalismo sulla scalinata di San Bernardino. Che pensiero le viene vedendo tutte queste scritte su un monumento storico, le nicchie della scalinata di San Bernardino? È duplice, da un punto di vista penso che insomma, ecco, l'amore è forte e per cui le pulsioni a significarlo sono altrettanto forti, poi d'altra parte invece ci vorrebbe un po' di intelligenza a capire che un'opera d'arte va rispettata, insomma ci sono occasioni, modi e anche luoghi dove poter fare una cosa del genere, insomma. Lì non mi sembra appropriato. E adesso apriamo l'ampia pagina dello sport con il calcio di Serie B in primo piano e ovviamente in primo piano il Pescara che è di scena alla Rechi di Salerno contro la Salernitana, trasferta vietata ai tifosi, dunque i supporters biancazzurri non saranno presenti e non sono presenti a Salerno, mentre a Salerno per noi come sempre c'è Paolo Renzetti. A te Paolo. Sì, grazie Alfredo, buon pomeriggio dallo stadio Arechi di Salerno. Mancano 42 minuti all'inizio di questa attesa partita. Hai detto bene a ricordare che questa gara è vietata ai tifosi del Pescara, ma nonostante l'assenza dei supporters biancazzurri per i noti motivi, se ne è parlato tanto nelle ultime ore, c'è davvero uno spiegamento di forze davvero eccezionale, tantissimi tra carabinieri e polizia all'esterno dello stadio a sorvegliare soprattutto, in questo caso solo e soprattutto, la truppa biancazzurra. Sono previsti circa 10.000 spettatori, 18 gradi a Salerno, fa caldo, il terreno in ottime condizioni, possiamo già darvi Alfredo le formazioni ufficiali che sono arrivate proprio qui nel tribuna stampa da 5 minuti. Partiamo dalla formazione di casa, la Salernitana che si schiera con il 4-3-2-1 e con Terracciano in porta, Franco, Emperer, Bernardini e Ceccarelli sono i difensori, Ogier, Pestrin e Zito sono i tre centrocampisti, l'ex Teramano, Donnarumma al fianco di Oikonomidis sulla tre quarti con Andrea Coda, unica punta di ruolo. La panchina con Stracoscia, Trevisan, Colombo, Moro, Bagadur, Bus, Gatto, Ronaldo e Bovo. L'allenatore, come dicevamo, è Menichini, che è stato richiamato dal patron Lotito dopo l'esonero di Torrente. Menichini che aveva portato la Salernitana in Serie B lo scorso anno dopo una cavalcata trionfale. Il Pescara risponde con il consolidato 4-3-2-1 con Fiorillo in porta, Zampano, Zuparic, Fornasiere e Mazzotta all'esordio con la maglia delle Pescara in questa vettura bis in difesa, poi Memusciai, Mandragora che dunque è stato preferito a Torreira e Berre a centrocampo, Caprari e Benali a supporto dell'unica punta, La Padula, panchina con Aresti, Bruno, Verde, Pasquato, Coda,
Cocco, Vitturini, Mitrizza e Torreira, l'allenatore ovviamente Massimo Oddo. Alfredo, ricordiamo che nel Pescara non ci sono Crescenzi, infortunato, Campagnaro squalificato ma anche indisponibile per problemi fisici, nella Salernitana è squalificato Gabbionetta, manca l'ex Schiavi, mentre Ronaldo non è in perfette condizioni e dunque partirà dalla panchina. Dicevo, dirigerà il signor Gianluca Aureliano della sezione di Bologna. Le squadre stanno già facendo, alcuni giocatori delle due squadre stanno già facendo riscaldamento sul terreno di gioco. Per il momento è tutto da Salerno, linea che può tornare a te, Alfredo. Paolo, un attimo prima di salutarci, perché volevo far vedere ai nostri telespettatori e commentarle anche con te le immagini che riguardano l'esterno dello stadio Adriatico, dove si sta montando, ed è già montato in realtà, il maxi schermo dal quale i tifosi del Pescara potranno seguire la partita. Dunque, abbiamo ricordato in apertura, la trasferta è stata vietata, ma i tifosi del Pescara potranno essere così presenti con il loro tifo allo stadio Arechi attraverso il maxi schermo montato all'esterno dello stadio Adriatico a fianco all'antistadio. Insomma, Paolo, si sentirà da lontano il calore dei tifosi del Pescara. Sì, sicuramente, tra l'altro come ti dicevo all'inizio di questo collegamento da Salerno, ci sono nonostante tutto delle misure di sicurezza davvero eccezionali. Basta dire, Alfredo, perché eravamo allo stadio quando è arrivato il pullman del Pescara, che è stato scortato da un cellulare del reparto mobile della Polizia di Stato e da almeno 4-5 macchine della Polizia. Questo proprio a dimostrazione di come ci sia comunque timore per eventuali atti nei confronti proprio... Sì. Ricordiamo anche il motivo per cui la trasferta è vietata ai tifosi del Pescara. Sì, trasferta che è vietata ai tifosi del Pescara per decisione ovviamente dell'osservatorio dopo quanto era accaduto nella gara di andata. Come si ricorderà, un pullman dei tifosi campani fu raggiunto dal lancio di alcuni oggetti da parte di teppisti, di tifosi biancazzurri, ragione per cui c'è stato questo divieto. A proposito di divieti, ricordiamo anche, dopo i tafferugli accaduti la settimana scorsa al 91esimo di Pescara Bari, sono state vietate le prossime tre trasferte per la formazione pugliese. Tra l'altro ricordiamo anche un'altra cosa, che mentre ora stanno entrando tra i fischi del pubblico altri giocatori del Pescara, ricordiamo anche un'altra cosa, che questa è la terza trasferta, Andrea, che viene vietata ai tifosi del Pescara, perché precedentemente non avevano i supporters biancazzurri potuto seguire la squadra a Chiavari nella gara con l'Entella. Quella fu una decisione sicuramente poco comprensibile. E poi un mese e mezzo fa, prima della sosta, nella gara del Francioni di Latina. Dunque terza partita senza tifosi per il Pescara, ci auguriamo che sia ovviamente anche l'ultima. Ci sono state tante polemiche per questa decisione. Ieri avevamo ascoltato anche i nostri microfoni la conferenza stampa di Massimo Oddo, che aveva manifestato la sua contrarietà per questa decisione, tant'è però che oggi il Pescara è senza i suoi tifosi. Se non ci sono altre domande, io credo restituire la linea allo studio per poi ovviamente collegarci nel corso di diretta stadio. A te. Grazie a Paolo Renzetti. Restiamo ancora alla Serie B, perché gioca anche la Virtus Lanciano di scena a Vicenza. Per la Virtus è una partita particolare, non solo perché dovrà provare a prendere i tre punti allo stadio di Vicenza, ma anche perché la partita d'esordio del nuovo allenatore, vero Alessio Giancristoforo, che abbiamo in collegamento. A te, Alessio. Sì, buongiorno Alfredo, buongiorno a tutti. Sì, hai detto bene, battute a parte, sarà la prima di Primo Maragliulo, l'allenatore salentino che oggi guiderà per appunto la prima volta la Virtus Lanciano. Primo Maragliulo conosciuto in Abruzzo perché l'ombra di Marco Baroni sia in terra frentana, nell'esperienza che ha portato il Lanciano quasi al ridosso della zona playoff, sia soprattutto a Pescara. Dietro l'allenatore fiorentino, il suo vice, appunto Primo Maragliulo, ha condotto una stagione anche tra i biancoazzurri. Quest'anno Maragliulo stava dirigendo anche con meriti e con successi la primavera rossonera, e in settimana è stato chiamato all'impresa di traghettare la squadra, fino a sabato scorso affidata a D'Aversa, ad una salvezza che almeno in questo momento appare difficile. Noi abbiamo già le formazioni, rivoluzionato innanzitutto il modulo tattico. Il Lanciano dovrebbe giocare con un 4-4-1-1, sì, ecco, proprio queste le formazioni. Dunque Cragno tra i pali, difesa a 4, Aquilanti con Amente in Rigione centralmente,
a sinistra giocherà Di Matteo, centrocampo con Vastola a destra, poi due giovanissimi, Vitale e Rocca, Rocca tra l'altro all'esordio assoluto, Di Francesco a sinistra. Davanti al centrocampo dovrebbe giocare Guido Marilungo, unico punto di riferimento. Ferrari invece risponde il Vicenza con Vigorito tra i pali, Laverone, Brighenti, Sampirisi, Delia, Bellomo, Moretti, signori, Vita, Raicevic e Giacomelli, il tecnico è un'altra vecchia conoscenza del calcio abruzzese, Pasquale Marino, Fischia, Rapuani della sezione di Rimini, al seguito della Virtus una trentina di sostenitore. Io per il momento avrei concluso, Alfredo, poi nel corso dei 90 minuti con Andrea Costantini cercheremo di raccontare proprio questa rivoluzione tattica sia della panchina sia del modulo della Virtus Lanciana. Te la linea. Grazie, grazie ad Alessio Giancristoforo. Scendiamo subito in Lega Pro, dove si sta giocando al Fattori la partita tra L'Aquila ed Ancona. L'Aquila in vantaggio per 1-0 al 20° del primo tempo, ha segnato San Domenico. Allora ci racconta il gol Gianmarco Menga. Te Gianmarco. Sì, buon pomeriggio. Dicevi bene, L'Aquila in vantaggio quando ci stiamo avvicinando alla prima metà del primo tempo. Sono iniziate le due in vantaggio con il nono gol di San Domenico, un gol credo davvero bellissimo sull'out di destra o su un lancio in profondità, controllo a seguire di San Domenico che poi si è accentrato verso appunto il cuore dell'area di rigore, un diagonale non irresistibile ma anche coperto probabilmente il portiere dell'Ancona, la palla pescata all'angolino basso alla destra del portiere appunto marchigiano, e L'Aquila dunque è passata in vantaggio. Di segnalo tra l'altro una cornice di pubblico probabilmente superiore rispetto alle ultime uscite, c'è anche una folta rappresentanza di tifosi ospiti, un clima quasi primaverile, non ci sono nuvole oggi al Fattori, e intanto c'è una grande risposta di Scotti mentre parlavamo, su una grande conclusione da parte del numero 10 dell'Ancona con il calcio d'angolo guadagnato dall'Ancona sulla risposta di Scotti. Ti stavo segnalando appunto uno striscione molto sentito da parte della curva rosso-blu che ha inneggiato appunto i giocatori. Oggi è la prima partita di fatto dopo la penalizzazione, insomma inizia oggi la salita e i tifosi rosso-blu hanno risposto presente, sicuramente poi vedremo nei numeri, ma ci sono più presenze rispetto alle ultime uscite. Per ora è tutto. Grazie allora a Gianmarco Menga. Andiamo avanti con la Lega Pro, possiamo vedere le formazioni per quanto riguarda la partita fra della partita tra Savona e Teramo che comincerà tra poco alle ore 15. Andiamo avanti allora, scendiamo in Serie D e parliamo del Giulianova dopo le contestazioni dei giorni scorsi, in particolare quella di Scoppito domenica scorsa. Questa mattina il presidente del Giulianova, Vincenzo Serraiocca, ha voluto rispondere ai tifosi e precisare: siamo una società seria, agiamo in base alle nostre possibilità. C'era per noi alla conferenza stampa Andrea Costantini. Presidente Serraiocco, insomma, un momento un po' delicato sul fronte sportivo, oggi però lei ci ha tenuto a fare chiarezza sulla posizione della società e su un progetto che comunque resta serio, coscienzioso e che guarda anche a una pluriennalità. Io faccio un lavoro che è un lavoro in queste stanze, non è un lavoro sul campo. Io l'ho detto a Giulianova che penso che mi dispiace la situazione della classifica e ci sono episodi molto negativi, cioè abbiamo uno, chiamarlo così è veramente, ma il nome è giusto, proprio sfortuna in alcuni episodi. Io penso che Giulianova oggi abbia vinto un campionato, quello di aver ritrovato una società. La società è il fulcro di quelle che sono le decisioni. La società filtra le decisioni che poi possono essere prese con accordi o con disaccordi, ma comunque c'è una società che oggi non si fa commissariare e decide per conto suo quello che sarà il futuro del Giulianova. Lei ha fatto questa conferenza stampa anche perché insomma si è sentito un po' toccato da una contestazione forte anche che c'è stata a Scoppito. Ecco, cosa si sente di dire ai tifosi? Ma io ai tifosi gli ho detto tutto, come se fossero persone che hanno la necessità e il diritto di sapere le cose come sono avvenute dopo che ci sono state, e ho fatto un sunto di quello che è stato il mercato, di quelle che sono state le difficoltà di Giulianova e quello che abbiamo potuto fare. Speriamo che in
quest'ultime partite sono 12 finali e che queste 12 finali possono raggiungere il primo obiettivo, quello della salvezza, che la categoria è una cosa importante, ma questo non significa che fa paura parlare di eccellenza. Io non la voglio dire, ma saremo qua lo stesso, questa società, anche a parlare di eccellenza. I tifosi le imputano un mercato non all'altezza della situazione e il cambio della panchina. Su questi aspetti cosa si sente di dire? Secondo me è un mercato all'altezza di una società seria. È un mercato all'altezza di una società seria, è un mercato all'altezza di una società che negli anni precedenti hanno fatto dei macelli. E che quindi è giusto che oggi sul mercato, che non è un mercato di promozione di eccellenza, è un mercato nazionale, i giocatori fra loro parlano e noi dobbiamo essere in grado di dargli le risposte concrete, con serietà, ed essere persone e società seria. Adesso parliamo di ciclismo. Tra i ciclisti della nazionale italiana in ritiro a Pineto per preparare le Paralimpiadi di Rio 2016 c'è la stella abruzzese Pierpaolo Addesi, che dopo la grande delusione delle scorse Olimpiadi di Londra è pronto a prendersi la sua rivincita, anche se per scaramanzia non si considera ancora parte del team italiano capitanato dal CT Valentini. Le interviste proprio ad Addesi e a Valentini sono di Jacopo Forcella. Per Paolo Addesi, la stella abruzzese della nazionale di ciclismo paralimpico, qui a Pineto, insomma, giochi un po' in casa per questa preparazione in vista di quello che sarà l'appuntamento degli appuntamenti? Sì, partiamo in vantaggio perché giocare in casa porta sempre bene. Niente, qui c'è da ringraziare veramente tanto il comune di Pineto, perché comunque ha abbracciato in pieno questa nostra diciamo, idea di fare un ritiro a Pineto in questo periodo. Il team GoFast, la mia squadra, che comunque si è prodigata per preparare il tutto, e sono contento perché far venire i miei amici, la nazionale, nelle terre di casa e girare qui in bici insieme sarà sicuramente un motivo di orgoglio per me, e soprattutto con la speranza che il tempo ci assista e qui ci si potrà preparare veramente al meglio. Anche perché, insomma, a Londra 2012 un po' ti è rimasta qui, Sì, Londra 2012 ormai è passata e adesso pensiamo in avanti. Ci sono stati già altri anni importanti con mondiali dove comunque i risultati sono stati buoni. Adesso pensiamo a questa Paralimpiade, a prepararci al meglio. Vedremo un po' la rosa che sarà, che ancora non è definita quale sarà, però comunque noi dobbiamo mettercela tutta fino alla fine. Addesi ci sarà però? Ma io per scaramanzia dico sempre non lo so, perché comunque finché non vedrò i nomi, l'elenco dei nomi scritto, dico che non lo so. Naturalmente ci si prepara sempre al massimo, si cerca di fare il più possibile, questo anno ancora di più perché è un anno importante. Con quali aspettative si presenterà l'Italia come la nostra squadra? Beh, intanto i ragazzi sono in testa alla classifica mondiale, 10 corridori uomini più 2 donne già qualificate. Cerchiamo di trovare l'11° per far posto a delle persone che lo meritano. E poi andiamo giù per cercare, non magari migliorare Londra, ma almeno come Londra, le famose 5 medaglie d'oro. È tutto per questa prima edizione del TG6. Io vi ricordo il prossimo appuntamento con la nostra informazione alle ore 19. Invece fra poco il TG6 L'Aquila e poi diretta stadio per seguire le partite con Andrea Costantini e i collegamenti dai campi dove si sta giocando. Grazie per essere stati con noi. Buona giornata.